Quanto è importante questo evento oggi proprio qui dentro il comune di Salerno? Dell'evento abbiamo parlato già tante volte, non dico fino alla noia, ma fino a dare tutte le informazioni. La consegna del medagliere è come se fosse la consegna dell'identità della nostra famiglia, della sacralità di nostro padre e di nostra madre. Quindi per noi, da un punto di vista metaforico e anche allegorico, è una cosa importantissima. Peraltro il medagliere ha un significato sia storico, sia estrinseco che intrinseco. Oggi consegneremo il medagliere al sindaco di Salerno. Il sindaco di Salerno, che possiede il medagliere, cioè il nostro documento, sarà lui il regista di tutto il raduno fino a domenica. A domenica lo restituirà all'associazione dei bersaglieri e quindi diventeremo nuovamente noi padroni del raduno. È un motivo di grande orgoglio per la nostra città. Custodire il medagliere dei bersaglieri ci rende veramente felici. Ed è un momento, come ho detto, di incontro fra la storia moderna di questo paese. Salerno è il luogo nel quale ha preso origine la Repubblica, si è avviato il percorso costituzionale del dopoguerra e i bersaglieri sono parte dell'immagine più cara all'Italia, della nostra patria e delle sue vicende secolari. Ci piacerebbe che arrivasse a tutto il paese un messaggio di solidarietà nazionale, di unità in un momento difficile per l'Italia. La fierezza proprio dei bersaglieri dovrebbe essere un messaggio di amor patrio un po' a tutti. Dovrebbe essere così, non sempre è così, perché siamo un paese nel quale c'è più l'abitudine a dividersi, a polverizzare tutto che a unire le energie e le forze. Ma ci auguriamo che questa volta il messaggio che arriva ai bersaglieri possa arrivare a destinazione in tutto il paese.